Ciao ragazzi, io vado in mountain bike. Eccola qua, Giovanni. Ciao Maurizio, a Chianiro, grande. Com'è? Entriamo così te la spiego. Dai. Allora, eccoci qua. Eccoci qua. Allora, intanto che macchina è? Allora, è una Kia Niro, che è un SUV. Abbiamo pensato a questa perché visto che devi portare le biciclette, andare a fare il lavoro, puoi caricare la bici senza problemi. Va a benzina, è un 1.6. Sì. Con un po' più di 100 cavalli e poi ha un motore elettrico. Se andiamo su ibrido, guarda, sì, e vedi il flusso, quindi capisci se stai usando la batteria oppure stai usando il motore. Poi okay, su media invece ti permetterà di collegare il tuo dispositivo Bluetooth per parlare con il telefono. Quindi col Bluetooth, sei tranquillo e puoi parlare in viva voce. Telecamera posteriore, i sedili si abbassano con due semplici levette. Perfetto. Si abbassano completamente, quindi puoi caricare la bicicletta tranquillamente e poi devi allenare la gamba perché dovrai pedalare. La gamba non la fa la macchina. Grazie, ciao Giovanni. Io vado a pedalare. Bravo, ciao, beato te. Ciao. Bene, metto la cintura, arrivederci a tutti. Amici appassionati di moto e di moto mondiale in particolare, oggi siamo in mountain bike, un ambiente un po' diverso dal solito. Mi sono inventato questa cosa per conoscere meglio alcuni personaggi della MotoGP. Tanti si allenano con la mountain bike e allora ho deciso, grazie anche all'aiuto di moto.it, di inventarmi questa rubrica. Spero che sia interessante e oggi siamo con un campione del mondo della 125, Roberto Locatelli, eccolo qua. Buongiorno a tutti, buongiorno Zan. Il Loca. L'unione reale è sport, l'unione reale è amicizia. Si parla mentre si fa un giro in bici anche di moto. Ecco, vedi, il Loca ormai lavora a Sky e quindi ad altri livelli, fa sì, il commento. Altri, non altri. Commento della... Sai che la R non mi viene tanto sì, bene. Sì. Fa il commento della Moto2, ha inquadrato bene la situazione. L'idea è quella di provare a fare delle chiacchiere con dei personaggi delle moto, naturalmente l'argomento principale saranno le moto, ma magari si parlerà anche di altro, di come vivere le moto, di come avvicinarsi. Esatto, no? Esatto. Ragazzi, lui è stato campione del mondo 125 anno 2000, dico anno giusto? Anno 2000, una vinse volta sola. Il mondiale a Motegi. Giappone. Quando tu schiacci Wikipedia e le statistiche, ho questo record, non il campione del mondo, ma che sono il primo italiano ad aver vinto. Ed ecco, ed è anche il primo pilota a venire con me in mountain bike. Allora, Roby, pronti a partire? Io guarda qua, c'è un sacco di aggeggi Garmin che mi piacciono da matti. Mi piacciono. E i guanti non li metti? No, i guanti no, perché abbiamo da comandare anche i cruscotti, bisogna avere le dita libere. Va bene. Sei veramente un... Si parte? Sei veramente un bergamasco. Allora Roby, ma qua venivi con la moto da enduro? Quando eri ragazzo? Anche. Quando ero ragazzo e quando era permesso. Adesso non si può più. No. Giustamente, Ma hai visto quella roba che mettono i fucili? Ho visto, qua nella Bergamasca è successo, perché l'altro giorno ho visto anche una notizia sul web molto pericolosa. I nostri amici dell'enduro, chiamo, hanno fatto veramente molti commenti. Non parlo di web, ma parlo a voce, si è parlato molto e... Comunque, insomma, l'enduro è anche una scuola di vita. Diciamo una banalità, però è così. No? La moto con l'enduro, oggi non più, molto meno, la sistemavi tu, eri tu il tuo meccanico. Facevi tu l'assistenza, parco chiuso, gomme, filtro, olio, benzina. Questo ti collegava e ti avvicinava di più a quello che era un tutt'uno con il mezzo, con la tua moto. Ma i piloti di oggi, secondo te, sono più allenati di voi o no? Sì, c'è stata un'evoluzione. Il riferimento lo faccio sempre. Biaggi ha alzato questa asticella. Sì. Biaggi in Sport Production me lo raccontavano, finiva il turno, ragazzino, 20 flessioni nella pit lane. Chissà se li fa fare l'avversario ai suoi piloti del CEV. Li farà fare in palestra, sicuro. Roby, tu hai debuttato da compagno di squadra di Biaggi, o no? Sì, nel mondiale, dico. 95 250. Ma lì hai rischiato di bruciarti, secondo te, o no? Ho rischiato di bruciarmi solo perché abbia toccato un tasto allenamento. Cioè, lì ricordiamo, Locke è arrivato al mondiale subito 250, che allora, a parte Biaggi, non era la trafila normale, giusto? Oggi scavalcano di più, ma una volta non si scavalcava per niente. Quelli che erano i passaggi categoria. Però Locatelli, ci serve un pilota in due e mezzo nuovo da far crescere, non da sbocciare. Però poi la fame del pilota, la mia, è stata troppo grande rispetto
alla capacità di quel momento, all'esperienza. Quindi mi sono rotto una clavicola subito in Australia, nonostante a Jerez della Frontera avevo il secondo un tempo in mezzo ai big della 2.5. Il primo era Jean-Philippe Rougeat. E davanti a Piaggi. Piaggi non c'era venuto. Ah, non c'era? No. È troppo bello battere Piaggi. Però non è stato così. Ed è stato sempre difficile batterlo, per quelle poche volte che ci sono riuscito. Quella sticella che ho detto prima di Piaggi nell'allenamento, io proprio non ho visto neanche chi manteneva le asticelle. Non l'asticella, quindi sottovalutando con la capacità, cioè, di poter sopperire. Basare tutto sul talento. Sì. C'è qualcuno secondo te attualmente che è un talento ma che secondo te magari non si allena abbastanza o non si applica abbastanza? Oggi chiamiamolo applicazione, perché secondo me si va troppo nel dettaglio. Sì. Però ci sono dei nomi italiani e non voglio farli, che sono ormai 4-5 anni nella moto piccola, nella moto 3, che sono pronti da quando hanno cominciato. Esatto. Però dovrebbero non sacrificarsi, ma guardare dove sono e cosa gli manca per arrivare, perché non è solo il talento. Mi piaceva toccare con te l'argomento emozioni legato alla paura. Tu, insomma, hai avuto un incidente pazzesco. Hai ragazzo, sì, sì, sì. L'anno non me lo ricordo. 2007, secondo GP. Ecco. Sabato mezzogiorno. Poi 24 marzo. Tu sei andato. Poi ho dormito un po'. Hai dormito un po' e poi sei tornato a correre. Hai corso per quanto tempo? Ho corso ancora il 7, l'8 e il 9, 3 anni. Ok. Era appena iniziata la stagione. Ma è cambiato da quell'incidente a dopo l'incidente? L'emozione e la paura? Quel collegamento? No, zero. 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 È cambiato di più quello che ti lascia una cicatrice, una frattura, chiamiamola un po' in un senso ostacolo movimento nel fisico. Non la paura di ripassare su quel rettilineo breve di collegamento delle due curve di Jerez, assolutamente no. Ma per un pilota è meglio o peggio sapere di essere caduto per un inconveniente tecnico? Se non è colpa tua è meglio, chiamiamola come vuoi. Tu hai una meravigliosa bimba, sei contento? Molto. Sei femmina o sul discorso motociclismo? Su questo sì, non andiamo anche sulla natura della femmina, nel senso che ho le mie preoccupazioni quando certo. L'ecografia diceva che era femmina. E adesso che trovo quel rischio, emozione. E adesso che mi viene fuori, non da pilota, tu mi hai fatto la domanda prima, da certo. Pilota, risposta secca no. Papà, sì. Metti su tuo figlio, sì, emozione tanta, penso paura di più. Lo sbilanciamento va verso la paura. Allora Robby, dov'è che siamo qui? Qui siamo in cima al Monte Canto. Diciamo questo monte ha una, non è una caratteristica, è una storia vera, non è leggenda. Un certo Paoli del Cat, detto in dialetto Paolo del Canto, un signore che si chiama Paolo, dopo la guerra è rimasto qua lui. La seconda guerra mondiale, fatta, è vissuta, lui è rimasto qua, ma è sceso e parlava solo il dialetto bergamasco. Grandissimo. L'italiano non lo sapeva, ma chissà quando si è accorto che era finita realmente. Ed eccoci Joe! Guarda Joe! Bellissimo! Questa è la chiesa di Papa Giovanni. Lì c'è un'altra chiesa di sotto il monte, qui sotto c'è il santuario e qui ci sarà l'arrivo nostro di sotto. Allora, il mio Garmin segna 54 minuti, perché io l'ho acceso da subito, 6,8 km orari la velocità media, abbiamo fatto 411 metri di dislivello. Allora, bel giro, mi piace. Ma prima di partire volevo chiederti un po' del tuo nuovo lavoro, ormai il mio Sky, telecronista, il mio Sky, Sky, il mio Sky, guarda. Tecnico. Tu sei uno che ha il rispetto di tutti in generale, sei uno molto rispettoso, però sei in un ruolo che magari ti tocca anche devo una volta più criticare un collega, ti viene un ex collega. Un pilota. Ti viene? Non ti viene? Non... Mi viene non facile. Riconosco di essere stato seduto sulla stessa sella, sulla stessa sedia, fatta di una moto, naturalmente parliamo di moto, la difficoltà di non riuscire a dare quell'impressione che deve essere positivo, ma il critico serve per dare anche un giudizio. Prima di iniziare la discesa, a che età hai iniziato a correre? A 14 con l'enduro, perché ci voleva la legge. E nel mondiale, scusami? Nel mondiale nel 1995 a 21 anni. 21 anni, hai smesso nel mondiale? Nel 2009 ho fatto il mio ultimo anno di 2.50, quindi erano quasi 36 anni. Quindi questa è la premessa. Allora, partiamo da Valentino Rossi. Prima ti ho chiesto qua a che età avevi finito, perché noi tutti diciamo ha 38 anni, ma pesa avere 38 anni? Secondo me sì, adesso io
non è per mettere timore, paura, però pesa. Cioè, pesa tu quando hai smesso lo sentivi che avevi 36 anni? Valentino, secondo me, l'età di Valentino, i 38 anni, non parliamo del suo esempio singolo, ma a 38 anni uno ha più esperienza e sa che qualcosa può portare a rischiare di più su un qualcosa, di buttare via la prestazione. Non parliamo di quello che dicevi, paura e, sensazione. Allora questa cosa qua succede, che ti frena e ti fa pensare due volte a farlo o non fare una cosa, quando istintivo il giovane la fa, anche incappando più facilmente nell'errore. Se tu pensi una volta in più del tuo avversario, lui ti ha non sorpassato ma ti ha già fregato sportivamente. È per quello che dico, io a Valentino Rossi, il campione del mondo, glielo darei tutti gli anni, perché a 38 anni, ragazzi, lui sta andando forte, non è adesso. Tutti si aspettano di indovinare quando è il suo fine. Lui è infinito, quello che per me dà dimostrazione sono i fatti, lui è infinito, deciderà lui, è più consapevole lui di decidere di noi che chiacchieriamo. Quindi la situazione di Valentino è una situazione ottima, è ancora performante al 1000 per 1000, perché far secondo Lotti fino all'ultimo Gran Premio per il Mondiale, ragazzi, è una cosa difficile, lo fa a 38 anni, io sfiderei chiunque. Saresti sorpreso a vederlo vincere il decimo titolo? Sarei sorpreso, perché vuol dire che lui non ha vinto uno che non doveva vincere, no, perché certo. Lui riesce a vincere a questa età in mezzo alla concorrenza che è letteralmente più giovane. Non vuol dire che sono più bravi, è un altro modo di pensare, un altro modo di affrontare. Per me vincono in due il mondiale l'anno scorso, uno era Marquez e uno era Valentino, e basta. Bella, grande, grazie. Bel giro, dai. Sono divertito.